Napoli, cuore del Mediterraneo, crocevia di culture e di popoli. Inaugurato a Napoli il MAMT, Museo Mediterraneo dell'Arte, della Musica e delle Tradizioni, ospitato nel Palazzo del Grand Hotel de Londres con ingresso su Via de Pretis. Uno spazio dedicato alle culture popolari e alla storia, all'architettura, alla fotografia, ma anche alla gastronomia, con una sezione dedicata alla pizza e al pane. Sottolinea che la Farnesina considera questa giornata come la prima tappa di una serie di manifestazioni che avranno il loro apice sempre a Napoli con le celebrazioni del decennale della Fondazione Anna Lindh nel prossimo mese di ottobre. Quindi i miei più cordiali saluti e Emma Bonino. Esprimere la mia gratitudine prima di tutto al presidente della Fondazione del Mediterraneo, Michele Capasso, per questo affaticabile esforzo che ha fatto da tanti anni per fare questa fondazione oggi concreta. Con i miei colleghi del Magreb abbiamo da produrre, da contribuire e per questo siamo totalmente pronti. E grazie di nuovo. Per incoraggiare il dialogo fra le religioni, che è alla base di una convivenza pacifica, il MAMT ospita una sala dedicata alla preghiera comune, inaugurata dall'imam Hamid Saidawi, che accoglierà i credenti delle tre principali religioni del Mediterraneo, l'Islam, il cristianesimo e l'ebraismo. Io condivido molto il passaggio che ha fatto l'ambasciatore del Marocco sul fatto che Napoli è stata e deve essere sempre di più una capitale, perché lo è percepita in tal modo e tale deve essere. Io vorrei che l'Europa possa essere sempre di più l'Europa dei diritti, l'Europa della pace e non ci siano più leggi che considerino un reato essere clandestino. Differenza significa anche questo, altrimenti ci riempiamo solo la bocca di uguaglianza e di libertà. E continuiamo a fare leggi che considerano reato una persona che è clandestina. Fra gli oggetti esposti, antichi reperti egizi, pregiati manufatti turchi e un presepe della storica bottega Ferrigno.